Ciao ragazzi, eccoci tornati per un nuovo appuntamento della nostra rubrica dedicata al mondo della miscelazione. Io sono Simone ed oggi voglio preparare per voi un fantastico Hanky Panky. Questo cocktail è stato inventato intorno al 1903 da quella che viene storicamente definita la prima Barlevi, una delle più famose del XX secolo. Ada Coleman lavorò per più di 20 anni nel famoso Savoy Hotel di Londra, primo albergo di lusso aperto in Inghilterra. Benissimo, partiamo con la preparazione del nostro Hanky Panky. Per prima cosa andiamo a sceglierci il nostro bicchiere. Ne prenderemo uno elegante e vintage. Andremo a raffreddarlo. Lo riempiamo di ghiaccio e lo mettiamo da parte. La tecnica prevista per il nostro Hanky Panky è quella stir and strain, quindi nel mixing glass preparato con ghiaccio e poi filtrato. Andremo a prendere quindi il nostro mixing glass. Colmarlo di ghiaccio e a stirrare un po' per raffreddarne le pareti. Perfetto, quando il nostro palmo della mano sente il vetro ben freddo possiamo fermarci. Andiamo a svuotarlo e a mettere i nostri ingredienti. Il primo ingrediente previsto è il London Dry Gin. Ne prendiamo uno di qualità, quello che ci piace di più. Quando metterne? 1 oncia e mezza, quindi 4,5 cl, 45 ml. Ecco qua. Secondo ingrediente previsto per la nostra ricetta è il vermouth dolce. Vermouth rosso, ne prendiamo uno di qualità sempre a nostra scelta, 1 oncia e mezza, quindi sempre 4,5 cl, 45 ml. Terzo ingrediente previsto, che secondo me dona le sfumature perfette al nostro drink, è il Fernet. Quando ne metteremo? 1 bar spoon. Ecco qua. Andiamo ora a chiudere il nostro ultimo ingrediente, a riempire di ghiaccio il nostro mixing glass e a stirrare. Decidiamo la diluizione del nostro cocktail e dalla diluizione decidiamo anche la forza alcolica con il nostro cliente, chi lo dovrà bere. Prendiamo il nostro strainer, svuotiamo il nostro bicchiere, lo scoliamo bene e andiamo a versare all'interno il nostro drink. Ecco qua. Perfetto. Ora la ricetta prevede uno zest di arancia, possiamo anche andare a fare un twist con la nostra scorza d'arancia, quindi un po' di olio essenziale intorno al nostro bicchiere. Ok, e poi volendo possiamo anche andare a fare una decorazione, il bicchiere è già bello quindi possiamo anche evitare, però se vogliamo rendere ancora a livello visivo più bello il nostro cocktail, andiamo a fare una piccola decorazione con una buccia d'arancia un po' lavorata e il nostro Hanky Panky è pronto. Io invito tutti sempre a un bere responsabile, buon Hanky Panky a tutti e un saluto con il nostro solito enjoy!